Il giorno che tanto è atteso è arrivato, il momento di aprire il cassetto dei sogni è questo, vietato voltarsi, proibito indugiare, perché il tempo per entrare nella storia passa una volta sola. E allora, amici di Fuori Area, appassionati del grandissimo calcio giovanile, il buon pomeriggio vi giunge da Firenze, campo Bruno Buozzi, dove sta per iniziare Vigor per Conti Piovese, la finale della Junior Elite, fase nazionale. Dopo due stagioni la Vigor per Conti di Francesco Berinati torna all'atto conclusivo della fase nazionale di Lionel Elite, dove avrà la possibilità di cucirci ancora una volta sul petto lo scudetto e di ironia della sorte a contrastare la possibilità di alzare il tricolore. C'è ancora una veneta, due stagioni fa fu la Liventina Gorghense, quest'anno i patavini della Piovese. Reduci da quella esperienza, ovviamente oltre al tecnico Francesco Berinati c'erano Borgia e Di Bari, e allora ricolleghiamoci proprio a questo, perché i due ragazzi ci saranno anche oggi l'11 di partenza che prevede Perulla Trepari, poi Falessi, Di Paolo, Luciani, Moro, Borgia appunto, Amici, Iemma, Di Bari, Cestone e Gabrieli. A disposizione del tecnico Francesco Berinati ci saranno invece Cettiaro e poi Morgavi, Imbengue, Cremolini, Bonaventura, Patacchiola e Tabarini. Risponde invece la Piovese con Cardino Trepari, poi Marchiori, Cerrato, Niccolò Battarin, Sartori, Avola, Berenzi, Salmaso, Calore, Visinoni e De Gan. A disposizione del tecnico, che è il signor Williams Righetto, troviamo invece Brigo, De Paoli, Bertani, Nicoletti, Andrea Battarin, Ferrari e Giuliato. Un po' lungo, ma attenzione perché Di Bari esce comunque a venire in possesso della sfera, lo scambio ancora a cercare Amici, Amici zona tiro, lo carica, prova il destro Amici e sfiora la traversa Amici. Dopo neanche due minuti sul cronometro, il primo blitz offensivo proprio del numero 7, che tenta il destro e non va di molto lontano dallo specchio della porta, con Cardillo che non ha dovuto neanche intervenire, ma ha tremato veramente perché il pallone non si è spento di molto alto sopra la propria traversa. La batterà con il mancino Cestrone, che scuda il movimento delle proprie torri, alla fine va al centro, non tocca Iemma, ma il pallone rimane in gioco per Gabrieli, che ha cercato di correggere immediatamente con il destro, e Cardillo compie il primo vero intervento dell'incontro, smanacciandolo in corner e salvando di nuovo i suoi. In difensiva e in offensiva, il tocco di Amici è però sbagliato, attenzione, in buona posizione il numero 10, ovvero Visinoni, che tenta la battuta a rete e il pallone non si spegne di molto. Alla destra di Pedulla, che si è tuffato, non ha però toccato, ma quando siamo al settimo minuto di gioco anche la Piovese fa segnare la prima occasione del match. Bandiera di destra e va ancora Cestrone con il mancino, che cercherà presumibilmente la testa delle proprie torri. Si muove Di Bari, Cestrone va al centro con il sinistro, arriva lo stacco che in realtà è proprio di Di Bari. Di Bari si era mosso lui in anticipo, ha beffato lui la retroguardia della Piovese, è arrivato con il tempo giusto sul pallone messo sul secondo palo da Cestrone, e con l'esperienza da attaccante consumato al nono minuto sblocca la gara, batte Cardillo e porta la Vigor per Conti sull'1-0. Capitan Marchioria rimetterà in gioco, va a lungo, c'è la chiusura, il pallone cerca, sembra di scorrere verso Calore, viene però fermato, attenzione però Calore vince un rimpallo, attenzione il numero 8, ovvero Salmaso, che vince un rimpallo, entra nel rigore, scarica al sinistro, batte Pedulla e dopo neanche dei giri lancette la Piovese torna in equilibrio, rimette la gara in parità, e per la Vigor e per Conti adesso è tutto da rifare. La bandiera di sinistra, il pallone al centro che gira e Pedulla la deve allontanare, ma il pallone resta là, attenzione, batti e ribatti, non varca la linea di porta, dice il direttore di gara, invece sì, dice il secondo assistente, e quindi la Piovese passa in vantaggio. Non si è capito bene chi ha toccato sotto porta, probabilmente Riccardo De Gan, è stato lui ad avere lo spunto decisivo. Il corner messo al centro dalla bandiera di sinistra, ha girato e Pedulla è andato in difficoltà, ha dovuto retrocedere con i piedi dentro la linea di porta, ha cercato di rimetterla fuori. Sul pallone si è fatto trovare puntuale De Gan, che sembra essere stato lui a piazzare la zampata. Lo capiremo poi in corso d'opera, ma fatto sta che al 17° minuto del primo tempo la Piovese ribalta completamente il risultato e passa sul 2-1. Allora adesso balla al limite dell'aria, Iemma la dà in avanti, Cestrone di testa verso Gabrielli, Gabrielli si porta avanti con il petto, Gabrielli prova il mancino e Cardillo con un super intervento di piede gli dice di no, gli spranga la porta e fa rimanere i suoi in avanti. Due in barriera ne vuole Cardillo, per Conti che andrà a sporcare, si tratta di Gabrielli,
parte Cestrone che va all'indietro per Amici che si coordina bene ma allarga di un pizzico di troppo il destro che si spegne ad un soffio dall'incrocio dei pali. In questa finale per il titolo nazionale di United Street, attenzione però Piovese in avanti, attenzione, punta Vicinoni che salta, Vicinoni punta l'area, prova il destro Vicinoni e il pallone si spegne ad un soffio dal palo con Pedulla proteso in tuffo. Parte Cestrone che va a centrare il pallone, spegne da Iemma! Proprio Iemma che svetta la testa del secondo palo, la impatta di fronte piena, la mette dove Cardillo non può arrivare e riporta la Vigor per Conti in equilibrio. Perfetta ancora una volta lo schema da palla inattiva della formazione di Bellinati. Prima ne stato trovato Di Bari, questa volta ha trovato Iemma che come nel ritorno contro la Polisportiva Ferrini non ha perdonato e all'altezza del secondo palo l'ha messa dentro, siglando il 2-2 tra Vigor per Conti e la Piovese. Vigor comunque ancora in possesso di palla, Iemma zona centrale del campo, va a lanciare lungo sulla destra per Falessi. Falessi la gioca all'indietro per Cestrone, Cestrone ha anche lo spazio per poter tirare, decide invece di andare dentro per Amici, lo trova Amici, la mette indietro per Di Bari che ha rimorchio, la gira come può e non trova la porta di un soffio, vanificando una ghiottissima chance per la Vigor di rimettere la testa avanti. Qua ha tirato un sospiro lunghissimo, infatti Cremonini pronto a battere, attenzione ancora Cestrone in avanti, Di Bari, poi Cestrone prova il sinistro, Cardino la smanaccia e riesce a dire di no al pechegno di Francesco Bellinati. Di metterla al centro, parte Amici che va proprio a centro area, tenta di avvitarsi Di Bari, il pallone arriva a Cestrone che tenta il mancino e sfiora solamente il palo alla destra di Cardillo che osserva con gli occhi la sfera a spegnersi, proprio un pizzico oltre il montante. È arrivato Marchiori a chiudere, attenzione ancora Vigor, Iemma tocca male all'indirizzo di Cremolini, allora può ripartire la Piovese con Salmaso che allarga verso Nicoletto, Nicoletto zona tiro, lo prova Nicoletto, proprio il neoentrato, imminente la ripartenza della Piovese che con Salmaso ha spinto per vie centrali lo scarico sulla destra proprio per il neoentrato in campo Nicoletto che da pochi passi ha dovuto soltanto incrociare, metterà sul palo lungo dove Pedulla non poteva arrivare e siglare il nuovo vantaggio della Piovese. Con la forza quasi della disperazione la Vigor porta sul pallone Luciani, palla al piede, testa alta, gioca sulla sinistra per Moro, si entra nell'ultimo quarto d'ora, scarico per Di Bari che duella con Marchiori, se la porta in avanti, viene anche al tanto spalla a spalla, poi riesce ad allargare verso Tabarini, Tabarini che prova adesso, Tabarini d'un soffio alla destra del palo. Cremonini si accentra, scarica ancora per Borgia, Borgia con il destro va dentro, trova Iemma che si coordina per una rovesciata che se fosse riuscita sarebbe stato veramente il gol del secolo. Non è tanto bella quanto infruttuosa, palla che si è spenta al lato, Cardillo che questa volta non ha tremato. 30° minuto sul cronometro. Fischia il signor Tolve, parte Tabarini con il destro! Tabarini, l'avevamo detto ed è arrivato proprio lui, dopo che forse era stato più in dubbio in questa fase nazionale, trova il tre pari, trova il pallone che si infila sotto la traversa, batte Cardillo e a 30° minuto di gioco riporta la Vigor per Conti in parità. Probabilmente con il sinistro andrà a cercare una parabola ad uscire, infatti è così, il pallone messo all'altezza del secondo palo, il tocco verso Tabarini che si coordina, Tabarini con il mancino e questa volta alza un pelo troppo la mira, Tabarini che si è ritrovato sul sinistro, l'opportunità di colpire nuovamente ma ha trovato solamente la curva alle spalle della porta difesa da Cardillo. Lanciare questo calcio d'angolo alla Piovese ma non c'è più tempo, dice il direttore di gara che porta il fischietto alla bocca, dice che 90 minuti regolamentari possono finire qui 3-3 alla fine dei primi 90 minuti, ci saranno quindi i supplementari.
verso Cestrone, Cestrone, zona del cross, la mette al centro con il mancino verso Dabbarini che la controlla, la mette giù, si appoggia a Paracchiola, Paracchiola, Indibili che Paracchiola la mette al centro e Dybala non arriva di un soffio a correggere la traiettoria del numero 17, ma attenzione Dabbarini la tiene in vita, scarta un uomo, poi si appoggia a Cremolini, Cremolini indietro verso Borgia, Borgia ancora per Cremolini che tenta di entrare in area, ce la fa, Cremolini va al cross, al centro verso Dybala che viene murato ad un metro dalla linea di porta. Attenzione, una zona pericolosa che verrà calciata da Visinoni alla ricerca della testa di un compagno, va direttamente in porta invece Visinoni e il pallone che non va di molto fuori allo specchio della porta di Pedulla che comunque era in tuffo, sembrava poterci essere, può ripartire ma perde l'attimo per andare in proiezione offensiva, riparte ancora da dietro da rigore per Conti, lancio per Salmato di esterno destro verso Visinoni che apre alla perfezione verso Giuliato, Giuliato attenzione perché può puntare Luciani, Giuliano, Giuliato se la porta sul sinistro, Giuliato lo prova, Giuliato e trova il diagonale, Giuliato che bacia il palo interno, si infila in rete e la Piovese sul primo affondo in questo primo tempo supplementare trova il vantaggio quasi inaspettato e si ricuce quantomeno provvisoriamente il tricolore sul petto. Adesso Dabbarini, Dabbarini potrebbe anche andare, lo fa Dabbarini, affonda la spinta, Dabbarini con il destro, Cardillo c'è, poi Dybala non riesce a prenderla, però davanti alla porta per l'arrivo tempestivo di Nicolò Battarin. Dybala, Dybala la controlla, la mette giù, va sulla destra verso Cremolini che a campo prova a prenderselo, Cremolini che entra nel rigore, Cremolini prova ad entrare sul sinistro, la passa verso Luciani che va al centro da Iemma, riesce a svettare ma attenzione arriva Dybala che la controlla, la mette giù, la offre a Cestrone con il destro, Cestrone, Cardillo va in terra, la fa sua. Tanto 15 minuti, quinto minuto oltrepassato da 18 secondi, Pivese che si avvia verso questo scudetto, ma attenzione Pivese proprio in avanti in questo istante, c'è Visinoni che la cede sul lato sinistro a Giuliato, Giuliato che questa volta sbaglia mira e la consegna a Pedulla, si mangia le mani Giuliato che poteva chiudere questa, versante di destra Luciani da una cross e la mette in mezzo per Paracchiola che fa scorrere verso Dybala, Dybala e arriva la chiusura prodigiosa di Marchiori che nega il numero 9 della Vigor per Conti, l'occasione più ghiotta per fare 4-4. Si attende solamente quindi il triplice fischio finale da parte del signor Tolve che dovrebbe arrivare a minuti, Pedulla va a rinviare con un po' di rischio, allora Giuliato la prende ma non c'è più tempo perché il signor Tolve di Salerno si porta il fischietto alla bocca, emette i tre fischi e sancisce la fine di questa finale Juniores Elite. La Piovese dunque si aggiudica questo titolo portandolo via dalle mani della Vigor per Conti al termine di 120 minuti dove è successo veramente di tutto. Era andata subito avanti la formazione di Belinati che ci aveva creduto ma ha pagato le troppe leggerezze anche in un supplementare dove ha iniziato decisamente meglio, ma la Piovese al primo affondo, alla prima leggerezza è riuscita a portarsi sul 4-3 con Giuliato e alla fine a tenere questo scudetto